Come si può facilmente intuire, l'area del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Lecco è quella che al momento è recintata da queste transenne di colore arancione. Tutto lo spazio che prima era dedicato al vecchio parcheggio del pronto soccorso adesso sarà dedicato alla nuova area in costruzione, appunto all'ospedale di Lecco. Un nuovo pronto soccorso la cui necessità si è resa chiara durante l'inizio della pandemia, annunciato ormai diversi mesi fa. I lavori sono partiti nel corso della scorsa settimana. Un pronto soccorso che avrà un costo totale di circa 2 milioni e 200 mila euro, senza contare l'IVA, che sarà grande 900 metri quadri. I lavori sono chiaramente ancora allo stato preliminare, però quello che sappiamo del nuovo pronto soccorso, di questi nuovi spazi, è che saranno costituiti da prefabbricati e che avranno una funzione precisa, ossia quella della gestione dei pazienti, diciamo, ad alta complessità. La bassa complessità invece sarà gestita ancora in quella che rimarrà, ossia quella della vecchia area del pronto soccorso, il cui ingresso stiamo inquadrando in questi istanti. Di fatto, come vedete, per l'ingresso al vecchio pronto soccorso è stata dedicata una corsia in giallo anche per i pedoni nello spazio dove passano le ambulanze, per intenderci. Ci sarà una zona pre-triage con sala d'attesa dedicata, ci sarà un raddoppio dei posti destinati ai pazienti barellati, delle sale di visita e delle postazioni di radiodiagnostica. E ci sarà anche un incremento di posti letto ad alta intensità assistenziale da 2 a 7, di cui 5 dotati di filtro. Peraltro, in caso di pandemia, insomma, quella corrente o di nuove, ai nuovi pandemie simili, le nuove aree del pronto soccorso verranno utilizzate come, diciamo, spazio proprio per i pazienti infetti e per diciamo, riuscire a dividere i pazienti potenzialmente contagiati, per esempio da Covid-19, rispetto a pazienti che sono in pronto soccorso per altri motivi. Quello di oggi è un pronto soccorso inaugurato nel 2000 e progettato per gestire circa 25-30 mila accessi annui, che però sono aumentati nel corso degli ultimi decenni, rendendo di conseguenza necessaria una nuova struttura. Quello che sappiamo è che ci sarà anche una nuova TAC dedicata per l'appunto ai pazienti ad alta complessità e che di conseguenza troverà spazio in questo nuovo pronto soccorso, la cui estensione andrà dall'entrata di quello vecchio fino all'ingresso, diciamo, pedonale del retro dell'ospedale di Lecco. È già stato inaugurato invece mesi fa il nuovo parcheggio dedicato al pronto soccorso, costruito da Linea Lecco, lo stiamo inquadrando in questi momenti. Andò a sostituire un piccolo spiazzo verde presente dove appunto adesso sono parcheggiate le macchine che stiamo inquadrando. Di conseguenza gli operai sono al lavoro, anche se chiaramente lo stato dei lavori è ancora preliminare, e di conseguenza diciamo che se non ci dovessero essere problemi con l'approvvigionamento dei materiali, i moduli e in generale il nuovo pronto soccorso vedrà la luce nei prossimi mesi, entro agosto.